Ciao a tutti ragazzi, buongiorno o buonasera, quello che è, buona domenica, bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Il format del canale più amato da tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, se la prendono con te e, ovviamente, senza dirti nulla, ti cancellano da tutti i social come soluzione. Un saluto generale a queste persone, uomini veramente impavidi e valorosi. Adesso veniamo a quelle che sono le novità di questa settimana in ambito 1 a 6 e non solo. Una settimana che rispetto alla precedente, è stata un po' più ricca, con qualche rilascio da parte di Hot Toys e con un paio di nuove release, di cui una molto importante che tanti di voi stavano aspettando e una un po' più deludente. Quindi cominciamo subito con i rilasci, sarò un po' più breve sui rilasci, ragazzi, come al solito lo sapete. Prima fra tutti Kai'Sa, tratta dal mondo di League of Legends. Dopo il successo di Arcane, comunque la serie Netflix che è entrata nei cuori di tantissimi di voi e anche nel mio, con la sua seconda stagione, con la fine della seconda stagione, serie tratta anch'essa da un'ambientazione, insomma, tratta da League of Legends, siamo qui appunto con il rilascio di Kai'Sa, annunciato ormai più di un anno fa, e finalmente eccola qui, disponibile sul mercato asiatico, quindi dovremo aspettare un pochino per averla qui in Italia, e ovviamente ragazzi questo pezzo sarà sul canale, farò un unboxing e la recensione, non sarà un pezzo mio, ma dell'amico iscritto al canale Nicolò, che mi farà il favore appunto di portarla qui da me per recensirla insieme. Probabilmente la recensirò solo io, però almeno sappiate che è la sua. Un bellissimo pezzo, ha un qualcosina che non torna, che voglio vedere poi di persona, come l'articolazione qui in corrispondenza del torace. Ha una doppia testa, tra l'altro con la possibilità di cambiare tutta la parte della testa, inclusa quindi la parte che va sulla scollatura, occhi che possono essere ruotati, quindi il pers, e anche una basetta abbastanza interessante. La vedremo quindi quando arriverà. Ora, altro rilascio, un anticipo, questo, da parte di Hot Toys. Sarebbe dovuto uscire, se non mi sbaglio, verso marzo-maggio addirittura del 2025, invece è stato anticipato. Darth Revan, tratto da Star Wars Knights of the Old Republic. Qui Hot Toys lo chiama Star Wars Legends, perché effettivamente è un personaggio che è rimasto nella leggenda. Un personaggio che anch'esso arriverà sul canale con un video unboxing, non appena ce l'avrò per le mani, appena sarà disponibile. È un personaggio che ha fatto tantissimo parlare di sé nel momento dell'annuncio. Dovrebbe essere uno di quella serie di annunci che fece Hot Toys per quanto riguarda il Dark Side, quindi quelli con la moneta, Special Edition e quant'altro. Mi fa molto sorridere sempre quando mettono queste immagini con queste spade laser bellissime, super illuminate, qui l'uso di Photoshop è proprio a regola d'arte, poi invece ci danno quelle spade laser con la lucina flebile che fa illuminare soltanto una parte dell'Elsa e niente più. Qui Hot Toys ci flexa questo metallic copper, quindi la verniciatura in metallic copper, non sarà ovviamente rame, e niente. E quindi aspettiamo anche in questo caso Darth Revan, che vi ripeto, sarà sul canale, uno dei pezzi che aspettavo di più per quanto riguarda la linea di Star Wars, perché mi piace tantissimo a livello estetico, quindi vedremo se deluderà o meno. Poi, un altro rilascio, anche questo ha fatto molto parlare di sé in questi giorni, che è John Wick, tratto dal capitolo 4. John Wick, appena rilasciato, ha fatto subito parlare di sé proprio per il fattore head sculpt. Un head sculpt che, a dire di molti, ed effettivamente sembra essere così, ragazzi, però anche qui voglio avere la possibilità di vederlo di persona prima di giudicare, sembra che abbia avuto un downgrade rispetto a questo, quello che state vedendo adesso, a queste immagini. Effettivamente qui con giochi di luce, angolazioni giuste, eccetera, la somiglianza rispetto a diverse altre immagini che sono comparse sul web in questi giorni, sembra che in queste immagini che state vedendo adesso il lavoro sia un pochino peggiorato con la release. Però effettivamente non so se è così e quindi lo scopriremo presto. So che molti di voi lo stavano aspettando, anch'io lo stavo aspettando, bisognerà aspettare ancora un paio di mesi o tre
per poterlo avere tra le mani, e questa sarà un'altra doll che sarà Super Pevarca Collectibles. Veniamo adesso invece agli annunci. Ovviamente, parlando di annunci, non può mancare un Iron Man in edizione limitata. In questo caso non parliamo tecnicamente di un Iron Man, ragazzi, ma di Iron Patriot, nelle sue sembianze del fumetto. È molto interessante, molto figo, purtroppo sarà in edizione limitata in 3.000 copie, se non mi sbaglio, ma dopo controlliamo insieme. E la particolarità di questo Iron Patriot è che finalmente lo scudo di Cap, lo scudo di Iron Patriot, sarà magnetico, tanta roba. Quindi niente più Iron Man e bestemmie varie per i legacci dello scudo di Iron Man, che personalmente mi hanno fatto impazzire di Captain America, non di Iron Man, che personalmente mi hanno fatto bestemmiare tantissimo. E poi la possibilità di andare a cambiargli anche, come vedete, la parte del torace con il classico torace, insomma la classica parte di Iron Man, oppure con la stella che ricorda un pochino appunto Captain America. E niente, quindi scudo magnetico, c'è Starmos che possono essere cambiate e niente di più. Quindi la basetta anche sembra molto interessante, molto figa. E quindi questo era un pezzo, magari per avere un qualcosa di particolare, sarebbe stato un pezzo molto carino, che ovviamente sarà in diecast, però essendo in edizione limitata non sono sicuro di riuscire ad accaparrarmelo. Comic Masterpiece 021 diecast 68, il solito codice infinito per i diecast, di 32 cm e mezzo di altezza, 30 punti di snodo, data di uscita imminente. Essendo un'edizione limitata, come tutti sappiamo, escono molto rapidamente, sarà questione secondo me di pochi giorni per la release, probabilmente prima di Natale, secondo me, questa è una stima. Comunque ci indica ultimo trimestre del 2024, primo trimestre del 2025 come data indicativa Hot Toys. Poi ragazzi, non mi soffermo tantissimo, ovviamente ci saranno LED dappertutto, sia nella basetta che nella doll, insomma tantissima bella roba. Più o meno ho fatto un sunto delle novità che ci saranno in questa doll. Ottimo per lo scudo magnetico, spero che sarà la stessa cosa per Falcon, quindi da Brave New World, che penso verrà annunciato dopo l'uscita del film o anche immediatamente prima, perché spesso vengono fatte queste cose. Spero che questa sia una feature che si affermerà per il futuro appunto degli scudi di Captain America e non solo. Poi ecco qui l'annuncio che tantissimi di voi stavano aspettando, almeno così mi avete detto: l'Alien, da quando è stato mostrato, se non sbaglio, al Wonder Festival, tutti hanno pensato sempre quando uscirà. Eccolo qua, ecco l'annuncio ufficiale di Alien, dello Scorched Xenomorph, ovvero lo xenomorfo, diciamo, bruciacchiato, tratto da Alien Romulus, quindi dall'ultima opera dedicata ad Alien, che è una sorta di, non dico reboot, ma diciamo che è una sorta di rinascita del brand. Non l'ho ancora visto, ragazzi, quindi non parlerò del film, ma ho avuto dei pareri contrastanti, da qualcuno che mi ha detto che gli è piaciuto molto, qualcuno invece che ha storto un po' il naso. Forse i fan di Alien forse non sono stati particolarmente contenti di questo film, ma prima di giudicarlo vorrei vederlo. Qui abbiamo comunque lo xenomorfo in tutto il suo splendore, con una base diorama, anch'essa con LED. Sto notando che Hot Toys sta facendo un sacco di basi diorama ultimamente, questa cosa ben venga invece delle solite basette. Qui abbiamo anche il facehugger come accessorio aggiuntivo, e qui la solita panoramica. La roba bella di quest'Alien, a parte che sarà mastodontico secondo me, adesso andiamo a leggere insieme le specifiche perché sono completamente in blind, non ho letto nulla su questo Alien. La cosa particolare è che sembra che abbia una doppia head sculpt, ovvero praticamente si cambierà soltanto questa parte qui della testa. La coda è ovviamente articolata ed è cablata, le articolazioni sono in vista, ma a me sinceramente, vista la struttura dello xenomorfo, non danno particolarmente fastidio. Il pattern, la texture di tutto il body a me sembra bellissima e sembra un pezzo davvero molto molto interessante, che ovviamente i fan di Alien non possono farsi scappare.
Qui lo vediamo intanto in varie pose, ecco qui il punto dove volevo arrivare, appunto l'headscoop con il carapace che può essere sostituito e cambiato. Qui abbiamo questo più con delle sembianze di teschio e qui invece quello con appunto il carapace leggermente rotto che richiama un po' il solito alien, diciamo. Ovviamente anche la parte della lingua che può essere, della mandibola che può essere allungata. Bellissimo pezzo, andiamo a leggere qualche specifica insieme. Movie Masterpiece 784 di 44 centimetri, ragazzi, quindi sarà un bestione. E quindi, vabbè, tutto dritto per dire, non entrerebbe mai nelle mie pilli, quindi, però, diciamo che in quel modo non verrà mai posato. Quindi, insomma, bellissimo, 44 centimetri di Alien sarà una figata. Comunque uscirà nell'ultima parte del 2025 o primo trimestre del 2026. Abbiamo già detto più o meno tutto, vediamo se c'è qualche altra informazione importante. Il carapace che è traslucido, quindi trasparente. Poi abbiamo la coda, ovviamente, che è piegabile con il filo. 20 punti di snodo, e ci sta, perché comunque è una creatura. 8 mani intercambiabili, di cui alcune rilassate, altre aperte, altre per vari gesti. E poi abbiamo accessori, il facehugger che abbiamo già visto e la base diorama con 4 accessori, 4 LED USB, insomma, soliti discorsi. Poi andiamo come sempre su ilcolossonerd.com per vedere le ultime release, perché ci sono un paio di cose molto importanti questa volta, ragazzi. Abbiamo i vari Mafex di Star Wars, dello Stormtrooper e del Batman Nightmare, abbiamo le Thunder Toys di Wolverine e Deadpool, ancora Wolverine e Deadpool, ragazzi, come vi ho sempre detto, Deadpool e Wolverine sarà una grande vacca da cui mungere fino a quando non ce n'è proprio più. La cosa più figa, più bella, secondo me, sono queste tartarughe. Le tartarughe della, aspettate un secondo, datemi un secondo, della Lingyun, che saranno in 1 a 12 e secondo me sono le tartarughe definitive, quelle che più sembrano quelle del fumetto, con questi occhi bianchi, super muscolose, bellissime. Sono per adesso sul Colosso ci sono Leonardo e Raffaello al prezzo di 219, quindi considerate che più o meno sono un centinaio di euro a tartaruga. Quindi considerate anche la spesa che dovete affrontare per avere ovviamente anche Michelangelo e Donatello che arriveranno a breve. Poi la statua di Queen Studios che non delude mai, Queen Studios, la statua in 1 a 3 di Aragorn dopo il video di In Art che vi invito a recuperare ragazzi perché è davvero un bellissimo pezzo, forse ce la faccio a farvele vedere. Eccola qui. Al prezzo di 2.799 euro, quindi abbastanza impegnativa, ma chi colleziona statue sa che più o meno i prezzi per le 1 a 3 soprattutto questi sono. E questo è l'Aragorn, davvero secondo me uno spettacolo. Nel frattempo è stato rilasciato, è stato annunciato anche quello di JND, che sembra un po', non voglio dire scimmiottare, però sembra che abbiano fatto veramente una statua molto simile a questa, ma a parer mio assolutamente nulla a che vedere in termini di qualità. Qui siamo comunque davanti a un vero e proprio capolavoro, secondo me, e quindi ragà, voi che collezionate statue e che magari potete permettervelo, fateci un pensiero perché questo Aragorn è la fine del mondo, secondo me. Ora ragazzi, anche per oggi è tutto con le news della settimana. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa roba, ma già so che tutti i commenti verteranno su Alien, quindi ovviamente sono disposto a rispondere a tutti quanti, come faccio sempre. Vi invito come sempre a mettere mi piace al video, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. E volevo ricordarvi che domani, quindi lunedì 2 dicembre, ci sarà sul mio canale per questa volta la live dei Bavardones, il gruppo di youtuber collezionisti di cui adesso sono entrato a far parte. E quindi discuteremo un pochino di collezionismo, ci presenteremo un po' come prima live, ma prima di concludere l'anno, insomma, volevamo presentarci e mostrarci. Quindi vi invito, ragazzi, a essere sempre presenti, come al solito, vi ringrazio ancora per la live con Itacon, con Amaca di Itacon, siete stati fantastici, numerosissimi. Quindi, ragazzi, continuate così, io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento ai prossimi video e ai prossimi appuntamenti. Ciao, ragazzi, a presto!